Tre come i punti. Tre come i gol. Tre come tre, basta, cioè i punti e i gol. Quindi stasera ci divertiamo, ragazzi. Stasera ci rilassiamo. La prima cosa che è da dire è un... Sentite come scorre via tutta questa tensione, quest'ansia, questa adrenalina. Guardate come se ne va, come abbandona il nostro corpo. Guardate che bella che è la classifica della Serie A in questo momento qua. Guardate che bello. Lasciatela stare l'Inter che deve giocare. Non ce ne frega niente. Se gioca e vince, brava lei. Se gioca e pareggia, meglio per noi. Se gioca e perde, ancora meglio per noi. Lasciatela lì. Guardiamo noi. Metafora dei paraocchi della conferenza stampa, vedetela come volete. Io guardo in casa nostra in questo momento e guardo la classifica e sono contento. E sono contento perché ero preoccupato. Oh, Madonna, se ero preoccupato io per sta partita qui e dopo la fine del primo tempo, Madonna santa, ragazzi, quanto ero teso. Chi era lì con me lo sa, vi ho detto, io credo che Allegri l'abbia preparata per giocarsela a risparmio energetico per tutto il primo tempo. Faccio sfogare il Lecce, vi faccio consumare energie e poi vediamo nel secondo che cosa succede. Non proprio la migliore delle strategie, secondo me, ma che ha funzionato, ha pagato, qualora sia stata effettivamente preparata così la partita. Perché la Juventus stasera doveva vincere. E credo che una delle poche cose positive del primo tempo sia stato essere rimasti sullo 0-0, non aver preso gol, non essere andati sotto, perché secondo me il Lecce aveva approcciato molto bene la partita. Ha fatto una buona partita loro, per quelli che erano ovviamente i loro limiti, e la Juventus invece era molto lunga, reparti molto distanti, tanti errori tecnici su tutti i Miretti, che secondo me non era stato assolutamente tra i migliori in campo, per usare un eufemismo. Poi non so se è una coincidenza il fatto che sia uscito Miretti e la Juve abbia iniziato a mostrare segnali di ripresa, però sicuramente con l'ingresso di UEA e con Cambiaso spostato in mezzo al campo, secondo me siamo andati decisamente, decisamente meglio. Io però questa sera sono molto contento perché la Juve sta continuando, non si è fermata, sta andando avanti con questo lungo muso alla Allegri. È ormai diventata una cosa legata a questo 2024. Ormai il 2024 sta andando in questa direzione di Juventus che ha abbandonato, ha salutato il cortomuso, che era secondo me il più grande limite che si portava dentro la Juventus. La Juventus si portava dietro questo grande, grandissimo limite e ce lo siamo buttati via. Quella voglia di andare ad annusare l'odore del sangue, che dicevo era una delle caratteristiche che riconoscevo all'Inter, una di quelle caratteristiche lì, quando l'avversario è morente vai ad ucciderlo quando c'è l'odore del sangue, vai a chiudere la partita, e finalmente lo stiamo facendo. Io ormai ho perso il conto, non voglio nemmeno stare qui a fare i conti con l'abaco di quanti gol abbiamo fatto nel 2024. Stiamo andando bene, 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 bene da questo punto di vista, bene, bene, bene da questo punto di vista, e ancora meglio perché stiamo ritrovando i gol degli attaccanti. Oh, stiamo ritrovando i gol degli attaccanti, ragazzi, all'interno di una partita comunque difficile, complicata, perché questa è stata una partita sporca, una partita in cui abbiamo sbagliato anche tanto tecnicamente. Poi alla fine i tre punti li portiamo a casa con tre gol segnati, e vincere 3-0 a Lecce, io lo so che per tanti in questo momento può sembrare una roba scontata, però oggi abbiamo fatto il resoconto, no? Abbiamo fatto il riepilogo di quelli che sono sempre stati un pochettino i precedenti tra Juve e Lecce, anzi tra Lecce e Juve da Calciopoli in poi. Abbiamo visto che è sempre stato tirato, cioè più di un gol di scarto non l'avevamo ancora fatto da quando eravamo tornati dopo Calciopoli, non l'avevamo ancora fatto. Quindi assolutamente bisogna godersi questa serata, perché abbiamo sfatato tanti tabù e stiamo continuando a dare una continuità inaspettata che sta venendo fuori con l'anno nuovo. Poi permettetemelo, adesso un piccolissimo sassolino me lo voglio togliere dalla scarpa, che è questo qui. Questo me lo volevo togliere dalla scarpa, perché io sono molto contento che Dujan sia rimasto l'attaccante della Juventus. Sono molto contento che alla fine non si sia concretizzato quest'estate quello scambio con Lukaku. Sono molto felice.
Perché io ero convinto che Vlahovic avesse delle caratteristiche, delle qualità. E vi dico già uno spoiler per le pagelle di domani, che per me non è il migliore in campo Vlahovic. Il migliore in campo è un altro, ed è quello che poi ha trovato il gol del 3-0, perché ha fatto una partita meravigliosa Bremer stasera. Bremer anche nel momento un po' più buio della Juve nel primo tempo è stato quello che mi è piaciuto di più in assoluto. E allora io in questo momento qui mi collego anche al fatto che i due grandi investimenti della Juve negli ultimi anni sono stati proprio questi. Negli ultimi anni intendo da quando è tornato Allegri. Cioè la gran mole di denaro, il gran quantitativo di denaro si è mosso per andare ad acquistare questi cartellini di Vlahovic e di Bremer, perché sono stati pagati anche tanto, ma erano giocatori che facevano la differenza nelle loro squadre prima. Avevano mostrato dei segnali nelle loro squadre prima. Ecco, Vlahovic arriva con la volontà di sostituire Cristiano Ronaldo, perché era partito quel giocatore lì e serviva un finalizzatore, un centravanti. Bremer arriva perché bisognava sostituire De Ligt, un giocatore che era stato acquistato con un progetto, un prospetto, ci eravamo tutti immaginati un De Ligt che potesse rimanere a lungo alla Juve. Né Ronaldo né De Ligt sono state poi le operazioni che ci si poteva aspettare nel momento in cui li abbiamo trattati. E siamo andati ad investire degli ottimi soldi, dei grandi soldi per quelli che sono i numeri della Serie A e anche per quelli che sono i numeri della nuova Juve, e sono numeri importanti. E abbiamo investito quelle cifre lì perché eravamo convinti che quei giocatori lì potessero fare la differenza. Aggiungo Chiesa, è stato uno degli ultimi grandi colpi delle Juventus degli scudetti, perché Chiesa arriva nell'estate in cui vinciamo l'ultimo scudetto, no? Chiesa gioca la prima stagione in maglia Juve con lo scudetto sul petto che lui non ha mai vinto. E l'altro Locatelli, che è un po' meno appariscente, però l'abbiamo sempre detto, quando manca lo sentiamo, e stasera abbiamo sentito tanto, tantissimo l'assenza di Rabiot. E poi si può aprire un mondo su tutti i giocatori invece che in questo momento si stanno facendo un nome, come Yildiz che entra nell'azione del gol dell'1-0 con quello stop, o come Cambiaso che firma l'assist, come McKennie che secondo me stasera non ha fatto la solita grande prestazione che abbiamo visto ultimamente, ma poi il 2-0 lo stava facendo lui e Vlahovic lo ruba di rapina. Ragazzi, il gol dell'1-0 della Juve è meraviglioso. Il gol dell'1-0 della Juve è meraviglioso. C'è uno stop di Yildiz che è delizioso, di quelli che ti fanno riconciliare con il calcio e ti fanno innamorare di questo sport. Tu vedi lo stop che fa Yildiz e dici, cavolo, quanti lo fanno uno stop così delizioso che ti passa così tante energie, così tante emozioni? E in Serie A non lo so, ce ne sono pochi, Kvara, Leao, Lautaro, Chiesa, perché Chiesa è un altro che... Yildiz, non me ne vengono in mente altri, magari Samardžić, ce ne sono, ma ce ne sono pochi, sono quei giocatori che poi dici sono gli uomini copertina, Dybala stesso, sono gli uomini copertina. E ti fa emozionare. Cambiaso mette una gran palla, non era nemmeno la prima, perché ne aveva messa un'altra nel primo tempo a metà tra Vlahovic e Kostic, che mamma mia. E poi Dusan fa un gol, ragazzi, che... Cioè, un gol da centravanti vero, eh. Questo adesso di testa sta non bene, di più. Sta di più di bene. E la differenza si vede. Ed è giusto quando è stato il momento dire che Vlahovic era diventato un problema per la Juve. Perché vedete la differenza di rendimento quando non stava bene di testa? Era un giocatore che non riusciva assolutamente a passare quelle che erano le sue qualità. Oggi le sta mettendo in mostra. Ed è un giocatore importante. Bisogna avere fiducia nelle capacità di questo ragazzo, che può attraversare dei momenti bui, perché lui è un giocatore terribilmente morale, ma quando sta bene, questo è un giocatore che in Serie A fa tutta la differenza del mondo. Vlahovic l'anno scorso non ha fatto una gran stagione. I primi 6 mesi alla Juve invece, secondo me, sì. Ha iniziato bene quest'anno e poi è entrato all'interno di un tunnel buio. Adesso, ragazzi, ci sta trascinando. La Juve sta tornando a segnare con regolarità con gli attaccanti. Questo è sicuramente qualcosa di positivo e Allegri sicuramente qualcosa l'avrà cambiato da questo punto di vista, ci mancherebbe altro. E mi ha fatto ridere perché sul 2-0 poi Vlahovic galvanizzato stava cercando, no, di andare a pressare, si è sentito nel microfono della cuffia,
che Allegri diceva: ma dove vai? Non andare a pressare, non andare a scoprirti che poi prendiamo l'imbucata. Ecco, qua secondo me c'è tutto il lavoro che ha fatto Allegri in questa stagione, e cioè quando ancora c'è la possibilità, sì, andiamo ad aggredire, andiamo a pressarli, andiamo a recuperare il pallone, la riaggressione di cui abbiamo parlato tanto in queste settimane. Però poi quando ci sono delle situazioni diverse, non facciamoci saltare le linee, perché se salta le prime linee di pressione, poi noi andiamo al baretto, diventa difficile. E Vlahovic, se ritrova se stesso, è un giocatore che trascina. Trascina la squadra che in questo momento è al primo posto in classifica. Io, ragazzi, io vi giuro, ne avevo tante da dire. Prima di iniziare il video me le stavo tutte mettendo in testa, le stavo rielaborando. Probabilmente qualcosa mi è sfuggito e non sarò riuscito a passare tutto quello che avevo in testa da dire. E mi dispiace di questa cosa, perché mi piacerebbe continuare a parlare per un'altra ora in realtà di questa partita, però vi lascio anche al vostro post partita, così io dopo vado a recuperarmi tutte quelle che sono anche le interviste post partita dei ragazzi, e domani mattina alle 7 uscirà il primo contenuto. Io, come al solito, poi vedi, non sono un bravo content creator, perché questa roba qua la dovrei chiedere all'inizio del video, non dopo 12 minuti praticamente che parlo, però almeno 1000 like per ogni gol della Juve, come al solito. Quindi 3000 like. Io credo che sia un traguardo ampiamente raggiungibile per quello che è un canale che quest'anno compirà 10 anni e l'obiettivo dichiarato è arrivare a 250.000 iscritti. Ma quando poi la Juve fa delle serate così e ti passa delle emozioni del genere, va prima in classifica, ragazzi, posso fare altro che metterle alla fine dopo queste cose qui, perché passano in secondo piano. Un bacio, un abbraccio, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, e forza Juve, che adesso siamo lì, siamo primi, cerchiamo di rimanerci. Anche se l'Inter deve ancora giocare, ma un grande chi se ne frega, guardiamo in casa nostra. Dai!